campionati, a volte sono a casa, ho guardato qualche partita, c'è il Chelsea, ma anche di altre squadre inglesi, cioè, mi piace essere ragionato, ma per ora l'ho guardato nel modo così, tranquillo, senza starci a ragionare troppo come si fa quando poi si deve affrontare, si studia per bene tutto, è troppo presto, quando noi andremo a affrontare il Chelsea, da ora sono passate talmente tante settimane che può cambiare sia lo stato di forma, può cambiare la rosa, leggo che prenderanno dei rinforzi, che cambieranno la squadra, quindi guardarlo ora secondo me non ha gran senso, bisogna guardarla come facciamo sempre io e Frustalupi dal momento in cui siamo vicini ad incontrarlo. Sulla concorrenza delle altre che si stanno rinforzando? Allora io come idea generale, voi lo sapete anche dagli altri anni, io credo che a gennaio, se una squadra ha già una bella identità, non è che un giocatore cambi troppo. Io credo che conta aver fatto bene le cose d'estate, tant'è vero tutti gli anni noi, grazie a Dio, io stesso in carriera, siamo arrivati già avendo creato qualcosa, all'intimate qualcosina che ti è mancato, qualcosa da aggiustare, sopperire a un infortunio, ma la squadra aveva già preso la dritta buona nel giro di ritorno. Ha sempre fatto quasi sempre, nel caso mio, nel caso nostro, quasi sempre meglio. Vedremo, non è questo che mi preoccupa tanto, mi possono preoccupare altre cose, tipo, come si dice, un'annata nasce sotto una stella, magari c'è scritto che tu magari giochi bene e perdi dei punti in certe partite anche in modo sfortunato, questo è un po' il calcio in generale. Io non credo che poi un giocatore possa cambiare la storia di una squadra, ha azzeccato almeno.